Roma, Galleria Atena. Aperta la mostra di Franco Gentilini, uno dei nostri pittori oggi più in vista, nato a Faenza nel 1909. Eccolo in persona, coi baffi a pennello per non lasciar dubbi sulla propria identità di pittore. Alla scultrice e attrice Monique Corbin sta mostrando, in braccio alla moglie, la piccola Monica, specchiata con una maschera in mano ai piedi di una natura morta. Il racconto della vita è riportato nel racconto delle tele. Ecco le amiche, molto caratterizzate. E il poeta Bassani ritrova nel proprio ritratto il tono sognante delle sue liriche. Anche lo scrittore Ulivi è identificato nell'intimo. Il regista Ferroni e Nada Fiorelli controllano la verità di questa periferia. La signora Betty Genina osserva la natura morta. Ottenere dalla pittura il racconto e insieme il puro fatto stilistico è uno dei problemi dell'arte moderna. In questi filosofi, Gentilini lo ha certamente risolto. Una storia naturale, epigrammatica come i celebri raccontini di Jules Renard, succulenta di materia, incisiva nel tratto, servirà a completare la fisionomia di questo pittore per il quale davvero l'arte non è una chimera.